Ciao ragazzi e bentornati, oggi nuovo video unboxing, tantissimi pacchi da aprire assieme, quindi dovremo andare molto spediti, ma prima di cominciare voglio ricordarvi che su Pumpling potete trovare tantissime magliette super nerd, sia a tema Harry Potter che di tantissimi altri fandom, ad esempio io in questo caso una maglietta dei Goonies, e utilizzando il codice 7Potter potete acquistare tutte le volte che volete col 15% di sconto. Detto ciò, cominciamo subito ad aprire i pacchi e cominciamo da questo qui che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Pictures Home Entertainment. Quindi ragazzi, andiamo subito ad aprire questo pacco e vediamo cosa c'è all'interno. C'è naturalmente un bel Blu-ray e si tratta del Blu-ray Professor Marston and the Wonder Women. Ragazzi, questo è un film che mi ha molto incuriosito quando ho ricevuto la cartella stampa, perché parla appunto del professor Marston, che è colui che ha dato origine al personaggio di Wonder Woman. Quindi in questo caso si parla sia di Wonder Woman, ma sia della sua vita personale, del suo rapporto con le donne e di come ciò abbia influenzato la creazione di questo personaggio ormai diventato iconico e che ultimamente è tornato molto alla ribalta. Quindi io non vedo l'ora assolutamente di vedere questo film, perché queste biografie mi attirano davvero tantissimo, e ragazzi vi lascio in info box naturalmente il link per poterlo acquistare, per poter usufruire di tutte le varie promozioni che Universal mette di continuo su Amazon. Ma vediamo un attimo il contenuto che c'è all'interno del Blu-ray. Ok, lo abbiamo liberato, vediamo cosa c'è all'interno. All'interno troviamo semplicemente il nostro film in formato Blu-ray all'interno di una classica Amaré di colore blu. Quindi non vedo l'ora di vederlo, ve ne parlerò sicuramente nelle storie di Instagram, ne parleremo assieme. Fatemi sapere se l'avete già visto e ragazzi, mi raccomando, dateci dentro quei commenti. Ma apriamo un altro pacco, questa volta ne abbiamo ben due che arrivano entrambi da Warner Bros. Quindi tagliamo lo scotch qui sulla parte superiore della busta e scopriamo il contenuto della prima. Wow, ragazzi, mi hanno inviato Ocean's Trilogy. Adesso sta per uscire, o è già uscito al cinema, dipende da quando pubblicherò questo video, il nuovissimo Ocean's 8, quello tutto al femminile con protagonista Sandra Bullock, ma anche con ad esempio Helena Bonham Carter, la nostra Bellatrix di Harry Potter. Ma c'è davvero un cast stellare, io non vedo l'ora di andarlo a vedere, sono super fan dei film di Ocean's, io sono fan in generale dei film che parlano di rapine, di bande di rapinatori, ad esempio ho amato alla follia La Casa di Carta, quindi avete capito che genere di persona io sia. Ecco qui il nostro cofanetto con la trilogia contenuto in questa slipcase in cartoncino, mi piace davvero tanto la grafica visto che c'è una roulette con 11, 12 e 13 che sono appunto i titoli dei tre film. Eccolo qui, una solita Amarei, però in questo caso con una pagina centrale. Eccola qui, mi piace molto che i Blu-ray siano tutti serigrafati e in questo caso abbiamo il primo film, il secondo e il terzo. Davvero molto bello, a me devo dire che è piaciuto particolarmente il terzo film, quello della rapina al casinò. Davvero tantissimo, l'ho visto al cinema quando uscì all'epoca e sono davvero super fomentato per l'uscita del nuovo film. Quindi ragazzi, naturalmente io mi auguro che ci sarà anche un Ocean's 9 e un Ocean's 10. Ma andiamo avanti col nostro unboxing, mettiamo da parte questa e vediamo cosa contiene quest'altra busta di Warner. Mettiamo questo qui, in questo caso un DVD, il DVD di Nuzzo e DiBiase. Loro sono due comici, se non sbaglio, di Zelig, che a me fanno ridere davvero tanto, mi piacciono tantissimo. Mi piacevano soprattutto le scenette, quelle lì al balcone. Chi se le ricorda, ragazzi, lasciatemi un commento sotto, fatemi sapere se vi piacevano anche a voi. Hanno di recente fatto un film che si intitola Vengo Anch'io. Io non l'ho ancora visto, non sono andato al cinema all'epoca a vederlo, perché mi riprometto sempre di vedere i film che mi piacciono, che mi intrigano dal trailer al cinema, ma poi riesco ad andarci davvero poco purtroppo, ma per fortuna esistono anche le versioni Blu-ray e DVD.
In questo caso si parla di quattro persone, quattro ragazzi che hanno sempre preso schiaffi in faccia dalla vita, e si tratta di una ex galeotta, un ragazzo con la sindrome di Asperger, un atleta e un aspirante suicida, che decidono di affrontare un viaggio assieme per riscattarsi e per dimostrare di valere qualcosa. Quindi sono molto molto curioso, soprattutto perché comunque si tratta di una commedia e mi piacciono molto le commedie, mi piace molto rilassarmi sul divano e farmi quattro risate. Quindi ragazzi, trovate naturalmente i link anche di questi film sotto in info box. Andiamo ancora avanti, perché stavolta apriamo un pacco che mi arriva dagli amici di Fazzi Editore, che già io so cosa mi hanno inviato e non vedo l'ora di mostrarvelo, anche se ve ne ho già parlato su Instagram. Quindi se non mi seguite su Instagram, ragazzi, antonio.seria, mi raccomando, aggiungetemi. Ma andiamo subito ad aprire questa busta, che non ha bisogno del bisturi, quindi andiamo a staccarla e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ok, c'è un bel po' di roba, cominciamo da questo che è il catalogo con le novità tra luglio e dicembre 2018 di Fazzi, che mi andrò a spulciare questa sera con molta calma. Poi abbiamo quello che proprio aspettavo, il libro vero e proprio. Si tratta del nuovo libro di Francesco Muzzo Pappa, che si intitola Heidi. Ne ho già parlato su Instagram prima che uscisse ufficialmente in libreria, perché Fazzi è stata così gentile da contattarmi e da inviarmi il PDF di questo libro con circa un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale. Quindi intanto ringrazio tantissimo Fazzi per la fiducia e ragazzi, ho divorato quel libro in 2 giorni esatti. È davvero divertentissimo. Io ho amato l'anno scorso Dente per Dente, che ragazzi, se riesco vi linko nelle schede, ma comunque lo trovate anche in info box. Quel libro era davvero divertentissimo, perché parlava di una coppia, un ragazzo e una ragazza, dove lei era molto molto credente, voleva rimanere pura fino al matrimonio, ma poi lui scopre che invece in realtà lei le faceva le corna e quindi decide di vendicarsi infrangendo tutti i singoli comandamenti. Ed è davvero molto molto divertente. In questo caso invece si parla di una ragazza che vive a Milano, quindi si parla della vita frenetica di Milano, una ragazza che lavora per un'azienda che seleziona casi umani, in poche parole, che seleziona persone da inviare nei vari reality show dei vari canali, come ad esempio quelli di Real Time, come quelli di D-Max, e si occupano anche di sviluppare nuovi reality, quasi tutti sulla classica scia Il Boss de puntini puntini. Quindi ragazzi, davvero super divertente, ma come se questo non bastasse, come se non fosse sufficiente, ragazzi, il tutto è condito dal fatto che questa povera ragazza si ritrova da un momento all'altro a dover prendere in casa con sé il padre malato di Alzheimer, perché non più gradito dalla casa di riposo. E ragazzi, questo padre, che era un ex critico letterario molto molto famoso e temuto, che scriveva in giornali molto importanti, adesso scambia la figlia per Heidi. Quindi lei diventa Heidi e troviamo tutti gli altri personaggi come Petar, Nebbia, lui crede di essere il nonno di Heidi e ragazzi, è davvero divertentissimo, dovete assolutamente leggerlo. È uno spasso. Francesco Muzzo Pappa, per chi non lo sapesse, collabora anche con Zio e scrive le fiabe brevi che finiscono malissimo su Scottex Magazine. Quindi ragazzi, assolutamente una garanzia, ve lo straconsiglio tantissimo. Ma mi hanno inviato anche altre cose. Mi hanno inviato una cartolina di Heidi, ragazzi, davvero fighissima, da poter mettere, penso, all'interno del libro come segnalibro. Anche se l'ho già letto, io assolutamente lo rileggerò quest'estate sotto l'ombrellone, di sicuro. E poi mi hanno anche inviato questo sotto mia richiesta, perché l'anno scorso non l'avevo ricevuto e quindi sono stato sfacciato e l'ho richiesto. Mi hanno inviato una delle opere d'arte che vengono citate in Dente per Dente, perché il protagonista di quel libro lavora presso il MUCO, che è praticamente il museo che raccoglie tutta l'arte più brutta in assoluto, e questo è uno dei pezzi contenuti dentro quel museo. E in questo caso si tratta di un arcobaleno di Banksy,
che fa dei murales davvero bellissimi, fa street art davvero bellissima e in questo caso abbastanza dubbia, però molto molto bello, mi piace, lo metterò assolutamente nella mia libreria, quindi grazie mille a Fazzi che è sempre super mega gentile. Mettiamo questo da parte e continuiamo, perché qui invece abbiamo un mega pacco che mi arriva da Spelling and Kapfer, che mi ha contattato e mi hanno proposto dei libri che io non so assolutamente quali siano. Mi hanno detto: possiamo inviarti dei libri che pensiamo possano piacerti? E io ho detto: ok, inviateli, tanto estate, avrò del tempo libero ad agosto e assolutamente mi dedicherò alla lettura. Quindi andiamo subito ad aprire questo mega bustone e vediamo cosa contiene. Questo, ragazzi, ce l'ho da parte dai primi di giugno e mi scuso tantissimo con Spelling, ma non sono riuscito a girare prima questi unboxing. Ecco qui il contenuto, wow, vedo già tantissima roba e adesso la tiriamo fuori piano piano, uno alla volta. Ecco qui il primo volume, che bello, c'è anche un bigliettino scritto a mano e a me queste cose fanno letteralmente impazzire. Qui c'è scritto: dal joystick alla pagina, non potevo non proporti il romanzo di Far Cry. Ragazzi, figata, a presto e buona lettura, Elisa. Questo naturalmente lo conserverò gelosamente, abbiamo anche una piccola graffetta che mettiamo qui. Ed ecco il volume edito da Spelling & Kapfer, Far Cry Absolution. Io ho sentito moltissimo parlare di questo nuovo videogioco e non vedo l'ora di poter prendere finalmente una console e cominciare a giocarci. Però sono davvero molto molto curioso, questo è un libro ufficiale sotto licenza Ubisoft a quanto pare e quindi, ragazzi, chi fosse fan della saga di Far Cry assolutamente credo che possa interessarvi. Il prezzo di copertina di questo volume è di 17,90, ma ve lo linkerò sotto perché sicuramente lo troveremo con un po' di sconto. Quindi grazie mille per questo, hai azzeccato appieno i miei gusti e andiamo avanti. Qui invece troviamo un altro libro con un altro bigliettino e c'è scritto: una delle autrici più famose, i suoi TED Talks registrano milioni di views, fammi sapere se anche per te funzionerà la regola dei 5 secondi, a presto e buona lettura. Wow, sono molto molto curioso, la regola dei 5 secondi non la conosco, è il metodo fallo e basta, per prendere le decisioni migliori e non rimandare mai più, quindi pensare, a quanto ho capito, solo 5 secondi se fare una cosa o non farla. Questi libri motivazionali, questi libri che ti spiegano come vivere meglio mi hanno sempre attratto, non ne ho mai comprati a dire il vero, ma credo che sia la buona occasione per cominciare a leggerne uno. Mi sembra molto interessante, ci sono anche delle illustrazioni, degli esempi, quindi questo qui mi sa che è il primo che mi porterò sotto l'ombrellone. Ma non è ancora finita qui, ce ne sono altri, anzi ce n'è un altro. Eccolo qui, si tratta di Il Grande Fuoco. Vediamo cosa c'è scritto nel bigliettino, sei stata davvero gentilissima Elisa, grazie mille, apprezzo tantissimo questi bigliettini. Attrice, produttrice e autrice sia per il cinema che per la TV. Kristen Ritter è inarrestabile e ora è anche autrice di thriller. Sono ansiosa di sapere cosa ne penserai. Buona lettura, Elisa. Ok, avrò tanto da leggere ultimamente, però ragazzi, lo farò, ve lo prometto. In questo caso Kristen Ritter, Il Grande Fuoco, e Kristen Ritter è eroina di Breaking Bad. Scrive un thriller tesissimo con una protagonista indimenticabile. Io non ho visto Breaking Bad, ma l'ho iniziato, quindi calma, l'ho iniziato. So che tantissimi di voi sono fan, me l'avete consigliato in molti. Ho visto le prime due puntate su Netflix e piano piano lo recupererò, anche perché ho visto che non è lunghissimo. Ragazzi, sono davvero molto molto curioso. Ovviamente non ne so molto sulla trama di questi libri, sono andato un po' ad intuito, soprattutto per questo qui, ma ve ne parlerò sicuramente anche su Instagram, quindi come al solito seguitemi anche lì. Grazie mille Spelling & Kapfer, grazie mille Elisa per questi tre fantastici libri. Ma arriviamo all'ultimo pacco, che è questo qui, che arriva da Hoepli, è un mio acquisto che devo aprire necessariamente adesso così da poterlo leggere, capire bene il contenuto e poi potervene parlare in un secondo momento. Se solo riuscissi a staccare queste aperture facilitate che odio, ecco qui, e lo tiriamo fuori. Ok, ci siamo ragazzi, l'avete capito,
si tratta del libro di Harry Potter, Un viaggio nella storia della magia. Mi hanno anche messo lo scontrino all'interno, prima volta che capita una cosa del genere. 18,21 euro per chi fosse interessato. Io l'ho ordinato direttamente da Amazon, però mi è arrivato tramite Oepli, quindi mi sa che adesso vendono anche tramite Amazon. Si tratta della versione italiana Salani e contiene materiali inediti, manufatti magici dalla British Library, Harry Potter A History of Magic, che è uno dei due volumi usciti in occasione della mostra della British Library, che parla appunto della magia e di Harry Potter. Il secondo volume, quello lì con la fenice in copertina, per intenderci, non ho la minima idea di quando uscirà, non ci sono notizie, ma è già tanta roba che sia arrivato il primo. La copertina è gommata, mi piace tantissimo, non me l'aspettavo, si tratta di copertina flessibile ed è anche più grosso di quello che mi aspettassi. Ha una lunghezza di circa 140 pagine, quindi il peso specifico è importante, è molto bella la copertina cangiante, quindi ragazzi 18 euro intanto così a prima vista sembrerebbe valerli, ma ne parleremo in un altro video dove appunto vi darò le mie impressioni su questo volume qui. Bene ragazzi, credo di avervi fatto vedere tutto, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video che sarà sicuramente lunghissimo. Qualsiasi dubbio, domanda o perplessità, mi raccomando, commentate sotto, chiedetemi in privato, fate come volete, come fate sempre. Io vi ricordo che trovate tutti i link di questi prodotti sotto in info box e a questo punto vi chiedo di lasciare un mi piace qualora il video vi fosse piaciuto, di condividerlo con i vostri amici, iscrivervi al canale qualora non foste iscritti e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!